Il Panther è stato uno dei carri armati tedeschi più importanti durante la Seconda Guerra Mondiale. È stato progettato nel 1941 e il primo collaudo si è svolto nel settembre del 1942. Il Panther è entrato in servizio nell'esercito tedesco nel luglio del 1943. Il Panther era un carro armato medio con un equipaggio di 5 persone. Nel corso degli anni, sono stati prodotti circa 6.000 esemplari in diverse versioni. Il Panther era lungo 8,66 metri, largo 3,42 metri e alto 2,99 metri. Il Panther aveva un'autonomia di 250 km su strada. Era dotato di un armamento primario costituito da un cannone da 75 mm e un armamento secondario composto da due o tre mitragliatrici coassiali al cannone e un'altra mobile nello scafo. Sebbene avesse una corazzatura meno spessa e un armamento più leggero rispetto ad altri carri armati come il Tiger, il Panther era noto per essere un veicolo molto equilibrato. Era uno dei carri armati tedeschi più veloci e manovrabili e aveva un cannone molto preciso. Il Mach MC 200 Saetta è un aereo da caccia monomotore ad ala bassa sviluppato dall'azienda aeronautica italiana Aeronautica Macchi negli anni 30. Ha fatto il suo primo volo il 24 dicembre 1937 ed è entrato in servizio nel 1939. Era noto per le sue ottime capacità di maneggevolezza e stabilità nelle picchiate ad alta velocità, che gli permettevano di competere con i migliori caccia alleati del suo tempo. Nonostante queste caratteristiche positive, l'aereo aveva alcune limitazioni, come la scarsa potenza del motore, una velocità orizzontale appena sufficiente e un armamento costituito da sole due mitragliatrici da 12,7 mm. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, l'MC-200 ha partecipato a più missioni rispetto a qualsiasi altro aereo italiano, combattendo in Grecia, Nord Africa, Jugoslavia, Francia, attraverso il Mediterraneo e in Russia.